Buongiorno a tutti e grazie per l'interesse per questa mia breve presentazione. Il mio nome è Antonaldo Diaferio, sono docente di astrofisica e cosmologia presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Torino. Mi occupo di cosmologia, formazione di galassie e strutture cosmiche e di teoria della gravitazione. Nella prima parte di questa serie di conferenze, la professoressa Fiorenza Donato ha illustrato egregiamente quale sia lo stato attuale della ricerca della materia oscura nell'universo. Oggi io vorrei fare un passo indietro e discutere la seguente domanda. Siamo in grado di realizzare una bilancia cosmica? In altre parole, possiamo misurare la massa di un pianeta, di una stella o di una galassia? Noi crediamo di poterlo fare, ma il metodo a nostra disposizione si basa su una condizione. Dobbiamo conoscere la forza gravitazionale, la forza che fa ruotare la Luna intorno alla Terra, o la Terra intorno al Sole, o il Sole intorno al centro della galassia. Nel 1687 Isaac Newton pubblicò l'opera in cui teorizzava la forza di gravitazione universale. La forza che fa cadere una mela a terra ha la stessa origine della forza che fa orbitare la Luna intorno alla Terra. Tale forza di attrazione dipende da due grandezze, dalla massa della Terra e dall'inverso del quadrato della distanza tra la mela, o la Luna, e il centro della Terra. Perciò, se conosco la forza di attrazione gravitazionale e la distanza tra il centro della Terra e l'oggetto attratto dalla Terra, la mela o la Luna, sono in grado di stimare la massa della Terra. Il primo a misurare la forza di attrazione esercitata dalla Terra sulla mela o sulla Luna fu Henry Cavendish nel 1798. Misurare questa forza consentì per la prima volta di misurare la massa della Terra. Tant'è che lo strumento ideato da Cavendish viene appunto chiamato bilancia di Cavendish. Con questo metodo la massa della Terra è pari a 5,97 per 10 alla 24 kg, ossia circa 6 milioni di miliardi di miliardi di chilogrammi. Conoscere la forza gravitazionale ci permette quindi di misurare la massa della Terra. Attenzione però, bisogna essere sicuri che la forza gravitazionale, in questo caso quella teorizzata da Newton, sia corretta. Se così non è, viene meno la relazione tra la forza e la massa del corpo che attrae. In altre parole, la misura che facciamo della massa della Terra, 6 milioni di miliardi di chilogrammi, è un numero che non ha alcuna corrispondenza con la massa reale della Terra. In altre parole, la bilancia è rotta. Un modo per sapere se una teoria descrive correttamente la realtà e vedere se la teoria è in grado di fare le previsioni corrette. La teoria della gravitazione di Newton ha previsto un gran numero di fenomeni confermati da misure successive. Una di queste previsioni fu l'esistenza del pianeta Nettuno. Il moto del pianeta Urano, scoperto da William Herschel nel 1781, presentava delle anomalie rispetto al moto previsto dalla teoria di Newton. C'erano quindi due possibilità. O la teoria non era corretta, o le anomalie erano generate dall'attrazione gravitazionale di un pianeta sconosciuto. In questo secondo caso si poteva prevedere dove il pianeta dovesse trovarsi. Ben Le Verrier e John Couch Adams predissero indipendentemente, in base alla teoria di Newton, la posizione che questo pianeta avrebbe dovuto avere in cielo. Le osservazioni di Johann Gottfried Galle del 23 settembre 1846 confermarono le previsioni e fu così scoperto il pianeta Nettuno. Ci sono però fenomeni che non sono in accordo con la teoria di Newton. I pianeti orbitano intorno al Sole su traiettorie ellittiche in cui il Sole è uno dei fuochi. Questa affermazione è la prima delle due leggi che Giovanni Keplero enunciò nel 1609. C'è una terza legge che Keplero pubblicò poi nel 1619. Ora, in base alla teoria di Newton, tutti i corpi si attraggono tra di loro in seguito alla forza di gravitazione universale. Questo
Questa attrazione fa sì che l'orbita di ciascun pianeta nel sistema solare non soddisfi esattamente la prima legge di Kepler, ma sia leggermente perturbata dalla presenza degli altri pianeti. Una di queste perturbazioni è la cosiddetta precessione del perielio. In altre parole, non solo il pianeta si muove su un'orbita ellittica, ma l'orbita stessa cambia a sua volta con tempi più lunghi del tempo impiegato dal pianeta a percorrere l'orbita stessa. Alla fine dell'Ottocento queste perturbazioni dei pianeti erano state calcolate in base alla teoria di Newton ed erano in perfetto accordo con le osservazioni. Tutte eccetto una, la precessione dell'orbita di Mercurio. Il pianeta più interno del Sistema Solare aveva infatti un residuo di precessione di 43 arcosecondi per secolo, che non era spiegata dalla teoria di Newton. Si noti che la precessione totale misurata è di 5.600 arcosecondi per secolo, poco più di un grado e mezzo, e quella spiegata dalla teoria di Newton è di 5.557 arcosecondi per secolo. Quindi la differenza tra la previsione della teoria di Newton e le osservazioni, che è di soli 43 arcosecondi per secolo, riguarda uno scarto di appena lo 0,77% della precessione totale. Come per Urano, una soluzione poteva essere la presenza di un pianeta sconosciuto, aggiuntivo rispetto a quelli noti. Questo pianeta fu battezzato Vulcano, un pianeta più interno dell'orbita di Mercurio. Poteva quindi essere Vulcano il responsabile di questa anomalia residua. E invece, nonostante i numerosi sforzi per scoprirlo, e qualche annuncio di scoperta poi smentito, come questo della spedizione Draper, Vulcano non fu mai trovato. La soluzione questa volta era diversa. La teoria di Newton è solo parzialmente corretta. In prossimità del Sole, dove la forza gravitazionale è più intensa, la formula suggerita da Newton deve essere sostituita da una formula più complessa, quella della relatività generale di Albert Einstein. La nuova teoria include, insieme perfeziona, la teoria di Newton. La relatività generale descrive correttamente i fenomeni che descrive la teoria di Newton, ma in più descrive l'anomalia della precessione dell'orbita di Mercurio senza richiedere la presenza dell'ulteriore pianeta Vulcano. Quindi non si trattava di un pianeta mancante, ma di una modifica della teoria della gravità. La relatività generale, a sua volta, ha suggerito numerose altre rivoluzionarie previsioni, poi confermate dalle osservazioni, come l'esistenza per esempio delle onde gravitazionali. Ci sono quindi ottime ragioni per considerare la relatività generale una teoria estremamente valida. Ecco, finora abbiamo visto che per costruire una bilancia cosmica abbiamo bisogno di due ingredienti, una teoria della gravità e la misura del moto dei corpi celesti. Il moto dei corpi celesti è determinato dalla massa degli altri corpi attraverso la teoria della gravità. Quindi abbiamo una bilancia cosmica, cioè se conosciamo la teoria e il moto dei corpi, possiamo determinare la massa che genera questi moti. Bene, all'inizio degli anni 70 del secolo scorso emersero nuove anomalie nei moti di corpi celesti, questa volta non nel sistema solare, ma sulla scala delle galassie a spirale. In quegli anni ci furono due eventi chiave, un'intuizione di fisica teorica e una scoperta astronomica. L'intuizione di fisica teorica la dobbiamo a Jeremy Ostreicher e Jim Peebles. Se prendiamo 10 miliardi di stelle e le distribuiamo in un disco in rotazione, come pensiamo che siano fatte le galassie a spirale, l'attrazione gravitazionale fra le stelle determina la formazione di una bara centrale in tempi relativamente brevi. Questo fenomeno è detto instabilità di barra, come vedete nel grafico qui a sinistra, in cui si vede l'evoluzione di un disco dall'alto a sinistra fino in basso a destra, e il disco prima ordinato diventa estremamente disordinato con questa instabilità finale. Purtroppo un disco del genere non assomiglia in alcun modo alle galassie che osserviamo, come questa galassia NGC 621.
Ora, l'intuizione di Peebles e Ostreicher fu che questa instabilità di barra scompare se il disco di stelle è immerso in un alone grossolanamente sferico, molto più grande e massiccio del disco. In altre parole, dovrebbe esserci una grande quantità di massa che però non vediamo. Naturalmente questa affermazione è corretta se e solo se la teoria della gravità, che darebbe origine all'instabilità di barra, è corretta. Contemporaneamente a queste considerazioni, negli anni 70, vennero misurate per la prima volta da Vera Rubin e altri astronomi e radioastronomi le velocità con cui ruotano le stelle e il gas intorno al centro delle galassie a spirale. La quantità di materia che possiamo stimare dalla luminosità della galassia ci permette di prevedere quale velocità debbono avere le stelle a diversa distanza dal centro della galassia, e questo è mostrato nel grafico di sinistra con quella curva arancione tratteggiata. E qui emerge un'altra anomalia in aggiunta all'instabilità di barra. Le velocità misurate, che sono la curva verde nel grafico di sinistra, sono molto più grandi delle velocità predette. Ecco, anche questa anomalia può essere risolta assumendo che esista un alone grossolanamente sferico molto più grande e massiccio del disco di stelle. Un alone è evidentemente invisibile, sempre nell'ipotesi che la teoria di gravità sia corretta. In altre parole, risolviamo le due anomalie dell'instabilità di barra e delle alte velocità delle curve di rotazione delle galassie a spirale con una sola ipotesi, cioè la presenza di un alone massiccio di materia invisibile, o detto in un altro modo, di materia oscura. Nei decenni successivi divenne evidente che l'esistenza di materia oscura è richiesta anche su scale più grandi, dagli ammassi di galassie, che vedete qui in queste due immagini, alla struttura su grande scala dell'universo. Possiamo così stimare una densità media di materia nell'universo di circa 26 per 10 alla meno 28 kg per metro cubo. Questa densità corrisponde alla massa di circa un atomo e mezzo di idrogeno per metro cubo. Pensate che è una densità piccolissima per i nostri standard sulla Terra. Infatti il vuoto che riusciamo a creare in laboratorio con le più efficienti pompe a vuoto è 100 volte più denso di questa densità media dell'universo. Specifichiamo che questa densità di materia di un atomo e mezzo di idrogeno per metro cubo include sia la materia luminosa sia la materia oscura, sempre nell'ipotesi che la teoria della gravità sia corretta. Al contrario della materia luminosa, però, la materia oscura non può essere fatta di particelle elementari note, come protoni ed elettroni, cioè la materia che costituisce tutto quello che ci circonda, come la Terra e questo paesaggio. Questa affermazione emerge da un'osservazione completamente diversa dal moto dei corpi celesti. La materia luminosa nell'universo è costituita principalmente di idrogeno ed elio, come si vede da questa torta. Sappiamo che l'elio viene sintetizzato dalle reazioni termonucleari che avvengono nelle stelle. Tuttavia, la quantità di elio presente nell'universo è tra 2 e 20 volte maggiore della quantità di elio che può essere prodotta dalle stelle che hanno finito di bruciare e che osserviamo nell'universo. La maggior parte dell'elio che osserviamo quindi deve essere stato prodotto altrove. Le osservazioni mostrano che l'universo si sta espandendo. Andando a ritroso nel tempo, 13 miliardi e mezzo di anni fa, l'universo deve aver attraversato un periodo con densità e temperatura sufficientemente alte da poter innescare reazioni termonucleari per la formazione dell'elio. La quantità di elio prodotto dipende naturalmente dalla quantità di idrogeno presente nell'universo. Se sommiamo la densità di idrogeno ed elio, otteniamo quella che viene detta la densità barionica dell'universo. Ora, la quantità di elio osservata si ottiene solo se abbiamo una densità barionica di 3 per 10 alla meno 28 kg per metro cubo. Se la densità è maggiore di questo valore si dovrebbe osservare più elio, e se la densità è minore si dovrebbe osservare meno elio. Confrontiamo questa densità barionica con la densità di massa totale che abbiamo visto prima, la densità che include la materia oscura oltre a quella luminosa. La densità è di 26 per 10 alla meno 28 kg per metro cubo. Quindi vediamo che se vogliamo spiegare la quantità di elio osservata nell'universo, la densità barionica deve essere circa 9 volte più piccola della densità di massa totale.
In altre parole, se la materia oscura non può essere fatta di protoni ed elettroni, deve essere fatta di qualcos'altro. Non può essere fatta di protoni e elettroni perché se lo fosse dovrebbe esserci molto più elio nell'universo di quello che osserviamo. La materia oscura, quindi, deve essere costituita di particelle elementari diverse da quelle che conosciamo. Purtroppo, a tutt'oggi non abbiamo ancora osservato direttamente in laboratorio nessuna di queste ipotetiche particelle. La fisica teorica ha prodotto una serie di modelli che predicono l'esistenza di particelle in aggiunta a quelle che conosciamo da esperimenti in laboratorio. Un tipo di particelle di questo tipo sono le weakly interacting massive particles, dette appunto WIMP. Le WIMP potrebbero costituire parte o tutta la materia oscura. In più, hanno una caratteristica sorprendente: come tutte le particelle elementari interagiscono tra di loro, come si vede da questo grafico, e con altre particelle, e si possono annichilire e trasformarsi in raggi gamma. Per farlo devono naturalmente scontrarsi. Ora l'universo si espande e le WIMP presenti nell'universo avranno una probabilità di incontrarsi che sarà minore oggi rispetto al passato. Si può calcolare che ad una certa epoca in poi questa probabilità di interazione è trascurabile e le WIMP non possono più incontrarsi né quindi annichilirsi. Pertanto il loro numero resta costante nel tempo, come si vede da questo grafico. Il tempo va da sinistra verso destra. Possiamo allora stimare il numero di WIMP che ci sono oggi in ogni volume di universo. Questo numero di WIMP dipende dalla probabilità di interazione, come abbiamo detto. Sorprendentemente, la probabilità di interazione prevista dai modelli dà un numero di WIMP grossolanamente in accordo con le densità di materia oscura stimata dalle osservazioni astrofisiche. E questa coincidenza viene spesso indicata appunto come il miracolo delle WIMP. Purtroppo, nonostante gli enormi sforzi degli ultimi decenni, nessuna particella WIMP o altro tipo di particelle di materia oscura è stata ancora individuata nei laboratori. In sostanza, quindi, non abbiamo alcuna conferma che queste particelle effettivamente esistano. Cioè, come vedete, questa lattina di materia oscura di dark matter è vuota. In conclusione, assumiamo che la teoria di gravità, o in altre parole, la relatività generale in questo momento, che contiene, come abbiamo detto, la teoria di Newton, sia corretta. Allora, l'esistenza della materia oscura è necessaria per spiegare i moti osservati dei corpi celesti. Questa materia oscura deve essere costituita di particelle elementari, per esempio le WIMP, la cui esistenza è suggerita da considerazioni di fisica teorica, ma non è ancora confermata in laboratorio. Se così non fosse, la quantità di elio osservata nell'universo dovrebbe essere almeno il 50% in più di quella osservato. E allora viene da chiedersi se queste WIMP o particelle simili continuassero a non essere osservate? Per la precessione dell'orbita di Mercurio la soluzione non era nell'esistenza di Vulcano, come abbiamo visto, un pianeta invisibile che non fu mai osservato, ma in una nuova teoria di gravità. E se ci trovassimo quindi in una situazione analoga, in altre parole, se la soluzione non è in particelle di materia oscura, ma in una nuova teoria di gravità? Supponiamo che la forza gravitazionale non sia determinata solo dalla massa del corpo che origina l'attrazione, ma anche dall'ambiente in cui si trova il corpo che viene attratto. Questa idea è stata sviluppata per la prima volta da Mordechai Milgrom nel 1983. Ha dato origine a una nuova teoria di gravità detta dinamica newtoniana modificata, o Modified Newtonian Dynamics, abbreviato in MONT. Questa teoria incrementa la forza gravitazionale di Newton in regione dove la forza newtoniana diventa più piccola di un certo valore. Questo valore è un'accelerazione chiamata A con zero e vale circa, come vedete in basso a destra, 10 alla meno 10 metri al secondo quadrato, ossia 100 miliardi di volte più piccola dell'accelerazione con cui cade una mela sulla superficie della Terra. Tuttavia questa accelerazione A con zero è dell'ordine dell'accelerazione delle stelle nelle regioni esterne delle galassie spirali. E quindi la teoria di Newton e la relatività generale funzionano bene nel sistema solare, ma non, in questa ipotesi di Mond, nelle galassie o negli ammassi di galassie. Sorprendentemente, Mond descrive la velocità con cui ruotano le stelle senza richiedere l'esistenza di materia oscura, un po' come la relatività generale spiega la precessione dell'orbita di Mercurio senza richiedere l'esistenza di Vulcano. Ma Mond, e questo è importante, fa anche delle precise predizioni. Consideriamo diverse galassie in cui la forza newtoniana è via via più debole, qui dalla galassia ellittica a sinistra fino alla galassia nana a destra. Più
Fino a quando l'accelerazione resta maggiore di H0, nella galassia ellittica per esempio, la forza newtoniana spiega egregiamente i moti con la sola materia luminosa, non c'è bisogno di materia oscura. Tuttavia, al di sotto del valore di H0, man mano che l'accelerazione diminuisce, le velocità osservate sono troppo alte per essere spiegate dalla sola materia luminosa. Dobbiamo quindi ricorrere all'esistenza di materia oscura. Ma non solo, come si vede in questo grafico, più l'accelerazione diminuisce, quindi più andiamo verso sinistra in questo grafico, più grande è la quantità presunta di materia oscura di cui abbiamo bisogno per spiegare i moti delle stelle o degli oggetti astrofisici. Quindi questo fenomeno, che osservate nella figura, è un fenomeno reale, cioè che è indipendente dalla teoria di gravità. Quindi se la teoria di Newton è corretta, gli ambienti che stanno a sinistra di questo grafico, che hanno accelerazioni molto minori di H0, devono avere più materia oscura di quelli con accelerazione confrontabile con H0. Nessuna materia oscura addirittura quando l'accelerazione è maggiore di H0. Questo è quello che vediamo negli oggetti astrofisici. E questo fenomeno è una precisa predizione di Mond. Prima della proposta di Mond, nessuno aveva mai pensato di cercare nei sistemi reali una correlazione tra il valore dell'accelerazione e la quantità di materia oscura presunta che si possa trovare nel sistema. Consideriamo un altro esempio. Supponiamo che vengano misurate le velocità delle stelle nelle galassie nane che si trovano intorno alla Via Lattea. Per esempio questo è Fornax, una galassia satellite della Via Lattea. Data la piccola massa in stelle di queste galassie, le accelerazioni sono molto minori di H0. Perciò, se interpretiamo le velocità delle stelle con la teoria di Newton, dovremmo derivare grandi quantità di materia oscura in queste galassie. Le stime accurate suggeriscono che dovremmo derivare quantità di materia oscura circa 1000 volte superiori alla quantità di materia luminosa. Questa previsione fu fatta da Miglio nel 1983, quando le misure delle velocità delle stelle in galassie nane non erano ancora disponibili. Le prime indicazioni che la previsione era corretta la dobbiamo a John Cormady nel 1986. Qui riporto un tratto, un passaggio dell'articolo di Cormady, che dimostra la sorpresa di trovare così tanta materia oscura nelle galassie nane. In Mond, però, per dare ragione di queste velocità, non c'è bisogno di materia oscura. Semplicemente la forza gravitazionale in Mond è più intensa di quella di Newton perché le accelerazioni sono molto minori di H0. Non a caso, le galassie nane sono state osservate a lungo dalla recente sonda spaziale Fermi per cercare segnali della presenza di materia oscura dall'emissione di raggi gamma, proprio perché ci si aspetta che siano ricche di materia oscura. A tutt'oggi, però, la sonda Fermi non ha visto nessun segnale gamma originato dalla presunta materia oscura che possa provenire dalle galassie nane. Il problema della materia oscura non si limita però alle sole galassie. Cosa dice Mond dei moti delle galassie negli ammassi o della struttura su scale ancora maggiore o dell'espansione dell'universo o della radiazione di fondo a microonde? Qui Mond ha difficoltà a spiegare i moti osservati senza richiedere di nuovo l'esistenza di un po' di materia oscura. Pertanto Mond, nella sua attuale formulazione, non può essere la soluzione definitiva. Sono state proposte molte altre teorie di gravità in aggiunta a Mond. Ma queste teorie non sono altrettanto soddisfacenti. Queste teorie, infatti, tentano di descrivere ciò che già conosciamo, mentre Mond è l'unica teoria di gravità che ha previsto fenomeni poi brillantemente confermati dalle osservazioni. Quindi sembra implausibile che queste conferme siano dovute al caso. Evidentemente tradiscono dei profondi aspetti della forza di gravità che ancora ci sfuggono. Siamo ancora lontani dall'aver compreso la causa dei moti dei corpi celesti. Le idee non mancano, ma come sempre nella scienza queste idee devono passare al vaglio delle misure e delle proprietà degli oggetti presenti nell'universo reale. E la storia della scienza ci insegna che quando le teorie propongono prove che le misure successivamente confermano, emergono nuove sorprese e si aprono nuovi scenari. Quindi capire la natura resta un viaggio affascinante e interminabile.